Oppure ti viene da capire che non è vero, che le contraddizioni si equivalgono e che ce n'è una che genera le altre. E se tu lo capisci, allora devi anche capire che la filosofia con te ha finito il suo compito. Basta, adesso devi agire. Tu puoi agire solo se sei filosofo, eh? Cioè non è che puoi agire così, solo se hai capito tutto puoi agire, però dopo che hai capito tutto devi agire. E tu, Hegel, questo non l'hai fatto, ma non perché eri cattivo né perché eri stupido, probabilmente perché il capitalismo non riuscivi a vederlo bene in quel posto che stava a Berlino, mentre per capire il capitalismo bisogna stare a Londra, come ho fatto io. E starci 30 anni dopo, poi, ecco, 20-30 anni dopo. Però l'idea è quella, cioè davvero, davvero c'è la chiave. Ecco, quello che non c'è è la toppa dove infilare, nel senso che l'idea che ci sia una chiave che ti spiega il mondo è da filosofo tedesco dell'Ottocento. Poi, essendo una persona intelligente, dice: allora da che parte cominciamo a cambiare adesso che prendo? E a quel punto sta zitto, perché essendo una persona seria non lo sa. Mentre invece Marx dice: ok, ho trovato la chiave. A questo punto io sono veramente esposto alla contingenza, cioè il pensiero non mi porta fino a dire che cosa devo fare nel livello tattico. Il pensiero mi porta fino a capire che c'è un sistema, che il mondo è un sistema e che c'è una chiave per interpretarlo. Dopodiché io sono costretto a tentare o a decidere. A tentare o a decidere, decifrando il mondo per vedere se c'è un punto dentro, toccando il quale succede la grande cosa. Cioè, la contingenza è il destino. Adesso che ho capito tutto, la prassi mica la posso dedurre dal fatto che ho capito. Io so che si può, ma non so né dove, né come, né quando. Presumibilmente si potrà in Occidente, però anche in Russia, alla fine della vita, anche in Russia, chissà, ma in Cina, chissà. È il punto in cui il pensiero dialettico si avvicina al pensiero negativo. È costretto alla decisione, cioè è costretto al salto. Dopo aver capito tutto, ammette di non poter tenere sotto controllo tutto. Dice, lo stesso lo faceva anche Hegel. Sì, certo, però in Marx è ancora più evidente. Cioè, dopo aver capito tutto, io sono costretto alla decisione. Che, insomma, per essere un pensiero dialettico, non è male. Certo, non è la decisione, come dire, che può andare in tutte le direzioni di Carl Schmitt. Questa, la vera differenza è questa, che lì in Schmitt c'è una decisione che davvero è svincolata da ogni contingenza, cioè può davvero fare tutto, in questo lui è nichilista. C'è il fine minimale dell'ordine Appunto, futurista. perché vuole Vuole meno, vuole meno. meno, ecco. E poi perché crede davvero che la contraddizione non nasca dal capitale, ma che la contraddizione sia esistenziale. Cioè, è perché sei al mondo che devi decidere. Invece questo qui, forse no, non sono sicurissimo. Perché sorge la domanda, bello, nel comunismo, in teoria, che cosa si fa? Cioè, è un posto noioso come il paradiso, dove non succede mai niente? Oppure c'è ancora un po' di vita e di carne? E se c'è, e non è motivata, non sia mai, da una contraddizione strutturale dell'economia, da che cosa è motivata? Boh. Ma però certamente Marx ha detto poche storie, del comunismo parlerete voi fra 200 anni, intanto fate della buona critica dell'economia politica.